possibilità di scegliere se entrarvi all'inizio, tant'è che in Inghilterra ad esempio ha scelto di non farlo, ma non ce l'ho di nato, oggi scegliere l'euro significa scegliere la comunità europea. Proprio per questo però noi diciamo, e comunque tutto quello che abbiamo dentro di noi si fonda su una cosa cardine, che è quella della volontà politica, come diceva poc'anzi Gianni, cioè l'Enel non scelse lì, sono tutti poi di parte, aziende che hanno a che fare con partner statale, no? Sono tutte scelte politiche, anche gli accordi europei sull'opt-in out è una scelta politica, e quindi sono degli accordi, e degli accordi si possono rivedere, per quello queste elezioni sono un passaggio secondo me molto più grande di quello che possiamo immaginare, perché si sceglie realmente di andare a creare una nuova consapevolezza politica, cioè dire va bene, questo è quello che abbiamo avuto fino ad oggi, ma come sono state le rivoluzioni che hanno cambiato tutto? Questa è una rivoluzione democratica e pacifica. Noi vogliamo che questa sia una rivoluzione democratica e pacifica, ma che sia una rivoluzione, e quindi poter dire cambiamo anche questi accordi. Poi ribadisco, gli scenari, noi abbiamo fatto 4 conferenze alla Camera sull'euro, euro sì, euro no, euro indecisi, scenari post-euro, e ti dico che se parli con 10 economisti diversi hai 9 posizioni differenti. Per quello ha senso il concetto di referendum, per quello ha senso condividere insieme questa scelta, perché non ci può essere un'alternativa. Chiaramente questo si configura anche in una situazione pubblica di onestà mediatica, perché se il referendum può venire indirizzato da una stampa che ha una posizione partitica, chiaramente la stampa del PD è assolutamente pro-euro e altre cavalcheranno l'onda del voto, perché è così che funziona in Italia. Quindi noi abbiamo questo scoglio, però per quello è importante fare noi informazione, per quello ha senso un incontro come quello di oggi e altri che se ne potranno fare, proprio per questo. Una precisazione, mi verrà risposto probabilmente che il referendum in Italia è solo abrogativo e quindi non sono previsti referendum tipo consultivo. Infatti il referendum sarebbe solo una, come dire, un inizio di soluzione, cioè che un referendum avrebbe un valore puramente consultivo, ma poiché le scelte europee sono frutto di rapporti di forza geopolitici, anche di volontà popolari e di rapporti fra gli stati e di interpretazione di norme, se si va a trattare a Bruxelles con alle spalle un referendum che avrebbe dal punto di vista giuridico lo stesso valore del referendum quello sull'indipendenza del Veneto di quei giorni fa, quindi sarebbe una mera consultazione popolare come lo sono le primarie a livello di partiti, vai là con dei giuristi di controcoglioni che ti dicono: noi, è vero che l'euro, che il trattato sull'euro non prevede l'opting out, a differenza del trattato CECA che durava 50 anni, però è anche vero che essendo un trattato internazionale può essere interpretato sulla base della Convenzione di Vienna del diritto dei trattati, che su scala internazionale ha lo stesso valore che hanno le preleggi nel codice civile, cioè come si interpretano i trattati. L'articolo 56 della Convenzione di Vienna dice testualmente: un trattato che non contenga disposizioni relative alla sua estinzione o che non prevede la possibilità di un ritiro di una denuncia non può essere oggetto di denuncia o di ritiro, a meno che il diritto alla denuncia o al ritiro non possa essere dedotto dalla natura del trattato. E questa è l'abilità dell'interprete a questo punto, trovare fuori la gabola giuridica. Ma certo che se io vado con un giurista con le palle che mi fiancheggia colui che va a trattare, come alle spalle una consultazione seppur morale che mi dice guarda che se non ridiscutiamo qua viene giù tutto, la cosa cambia. Quindi si tratta di mettere insieme tutta una serie di tasselli che sono di consultazione popolare, di interpretazione giuridica e di rapporto geopolitico per gli stati.